santo un certo, e tu santi l'enalo tu. Si festia chi in New York chi non c'è. E ti dici, yoka, yoka, capo e dici. Tutte baffi, chi risa di chi si fa. Ultimamente inizia questo evento che è stato pensato per mettere in evidenza gli artisti e tutte le bellezze dell'area grecanica, in modo che tutti possano conoscere gli artisti a 360 gradi, ossia pittori, scultori, musicisti, cantanti e studiosi che ci spiegheranno appunto il valore dal punto di vista paesaggistico e artistico di questo territorio. Questa rassegna nasce dalla forte volontà di creare una fitta rete artistico-culturale e di divulgazione che inglobi quelli che sono tutti i comuni dell'area grecanica, sia i comuni costieri che quelli dell'entroterra, che sono tutti luoghi con enorme potenzialità. Sì, l'idea è anche quella, diciamo, di appunto una collaborazione tra i vari comuni, quindi da Bova, Staiti, Brancaleone, Ferruzzano, Bruzzano e diciamo anche altri paesi del circondariato, un po' anche rifacendosi ai percorsi dell'inglese Edward Lear, che faceva appunto questi percorsi per analizzare questi territori e la loro bellezza. Quindi noi abbiamo ora il compito, diciamo, di portare avanti questo piccolo figliuolo che è nato oggi, che è ancora in fascia, e di portarlo avanti, di farlo crescere e appunto partendo da zero, autosostenendoci per questo piccolo evento, e man mano sperare che possa crescere nel tempo. Quindi il Grecanic Art Fest è un festival autosostenuto e voglioso di crescere, e oggi con questa sera è l'inizio. Sì, diciamo che le collaborazioni con le varie associazioni sono state per adesso solo rappresentative dal punto di vista culturale, perché non è facile, diciamo, poter avere dei fondi per che possa strutturare una organizzazione ben definita, però puntiamo, diciamo, nell'allargare le collaborazioni anche dal punto di vista economico, e quindi avere un supporto anche dai comuni, dalle proloco, dalle associazioni varie, e per adesso, diciamo, ci accontentiamo della collaborazione artistica. Si presenta già uno scenario bellissimo, quindi si presuppone sarà anche una bellissima serata. Ci saranno moltissimi artisti, poeti, e tu, cantante, presenterai alcune canzoni. Sì, è un piacere intanto trovarsi qua insieme a tanti artisti, quindi l'arte a 360 gradi, tutti ovviamente artisti qua della nostra fascia ionica. Io sono di Bianco, un paese qua vicino, trasferito ormai da un po' di anni a Milano, perché la mia casa discografica è lombarda. Ma le mie origini sono di qua, prova ne sia il mio ultimo lavoro discografico, che è A due passi dal mare, proprio che va a ricordare il posto dove sono nato. Torno dal secondo tour in Australia, un tour internazionale in giro per il mondo, diciamo così, che ha toccato la Thailandia, l'Africa e per ultima l'Australia. Ed è un vero piacere essere qua, appunto perché vuol dire che pur stando lontano qualcosa di buono l'ho fatta, visto che Domenico Spanò, ideatore di questo festival, ha voluto chiamarmi e mi ha chiamato appunto per essere qua presente insieme a tanti altri artisti questa sera. Sì, sicuramente il Green Art Festival nasce con l'obiettivo di far ascoltare i migliori talenti dell'area grecanica, quindi questa sera farai parte. Sì, come dicevo prima è un vero onore, è una soddisfazione molto, molto grande. E penso che nella nostra zona, fondamentalmente in tutta la Calabria e nella nostra zona, la fascia ionica, ci siano molti personaggi che
che meriterebbero scenari diversi, meriterebbero un po' di attenzione in più, a prescindere dal fatto musicale, ma tutti, sia dal punto di vista del cinema, delle arti, come musicisti, pittori, scultori. Stasera ne abbiamo solo alcuni, faccio parte di una piccola kermesse questa sera. Mi auguro che nei prossimi anni Domenico e tutti gli organizzatori possano organizzare qualcosa di più grande e dare spazio anche ad altri talenti, perché sicuramente ce ne sono tanti nella nostra zona. Grazie. Grazie a voi. Tu sei la sola al mondo che può stare con me. Tu non lo hai mai capito che io ti ho amata solo per quello che sei. Adesso tu vorresti non finisse mai. Salvami, ora riprenditi tutte le cose che adesso non vuoi. E non chiamarmi più, lasciami vivere, fammi trovare Grazie mille. Con Carmela Mafrica, presidente dell'associazione Cronos Arte di Melito Porto Salvo, presente al Green Art Festival, in cui attraverso le tele si farà rivivere quelli che sono il territorio grecanico. Sì, certo, buonasera a tutti. Intanto ringrazio tutti gli organizzatori e spero che questo evento andrà ad impreziosirsi durante gli anni che verranno. Veramente ci voleva sulla costa ionica una cosa del genere, riunire tutti gli artisti per valorizzare il nostro territorio, e questo è l'obiettivo che si ha, insomma. Niente, io rappresento l'associazione Cronos Arte, un'associazione di artisti, e sono qua con alcune tele appunto perché voglio sostenere, appoggiare questo magnifico evento. Grazie a tutti e grazie anche a te, Francesca. Grazie. Thank you.
archeologo onorario. Buonasera, questa sera parleremo di una cosa che, alla quale ci teniamo molto. Nel 1990 ho scoperto che qui c'erano gli armeni. Negli anni con Carmine Verducci abbiamo lanciato questa ipotesi e intanto abbiamo indagato il territorio. Abbiamo trovato toponimi, abbiamo trovato cognomi e anche vocaboli armeni. Poi finalmente sono arrivati gli armeni proprio 2 settimane fa, che nella commozione più totale hanno capito che qui avevano trovato le loro radici. E quindi stasera io voglio presentare innanzitutto una chiesa che nessuno conosce, è nel bosco di Rudina, nel comune di Ferruzzano, chiamata Santa Maria degli Armeni, in un luogo bellissimo, non distante da Bruzzano, dove c'è il castello degli Armeni. E quindi parlerò degli armeni, inevitabile. Intanto anche l'Università di Reggio d'Architettura ha anche accettato la denominazione Valle degli Armeni, quindi siamo arrivati. E intanto anche dei produttori di eccellenza calabresi e succhi di frutta particolare del bergamotto melograno ci hanno chiesto di poter chiamare i loro prodotti Valle degli Armeni. Ecco, così nasce, oltre alla zona grecanica, all'interno della zona grecanica, la Valle degli Armeni. Ha un'altra forte connotazione. Quali comuni tocca la Valle degli Armeni? Brancaleone, dove abbiamo trovato una chiesa con Albero della Vita, Pavone Graffito, che è la firma essenziale degli armeni. Poi parliamo di Brancaleone Vetus, il borgo. Brancaleone Vetus, è chiaro. Poi Bruzzano, Rocca degli Armeni, Staiti, dove ancora esistono i cognomi tipo Carasì, che è un cognome armeno, e altri cognomi, Margariti, eccetera, eccetera. Poi Ferruzzano. Ma noi dobbiamo allungarci fino anche a Casignana, se per questo, dove abbiamo trovato anche là una località armeni, e dove troviamo due toponimi, Varta e Baret, che entrambi vogliono dire Vartabed, il monaco anziano. Poi, se vogliamo ancora continuare dopo, dovremmo passare il buon amico e arrivare a San Luca, la vecchia podamia, dove il cognome armeno ed armeni fino al 1400 era estremamente diffuso, insieme a Micò e Miconi, che viene da Micunian, e al cognome Versace da Versac. Quindi abbiamo trovato tante cose che ci hanno incoraggiato, stiamo andando avanti. Stasera vogliamo presentare questa ipotesi di creare un consorzio degli armeni per poter dare uno sviluppo a quest'area, che è tra le più indietro di tutti, visto che abbiamo anche delle eccellenze. E qui non dimentichiamo che la cosa più importante era il vino di Ferruzzano, che ormai è sparito. Io sono cresciuto col mito del vino di Ferruzzano. Stasera ci sarà il professore Orlando Sculli, collezionista di 170 vitigni non censiti fino adesso, trovati in tutta l'area, ma alcuni sono di Ferruzzano, e potrebbero essere questi i genotipi dei vitigni armeni. Dei precedenti, gli armeni 12 millenni fa hanno scoperto il vino. Se sarà sopportata anche questa cosa, noi qui abbiamo un patrimonio straordinario, e tutto da valorizzare. Grazie. Chi ha vinto in questa casa, trantulando pure le mura? Ma dici dimmi pecchi, trantula canesci, lupatruni. Ma chi ha vinto in questa casa, trantulando pure le mura? Ma dici dimmi pecchi, trantula canesci, lupatruni. Ai ai ai. Abballati, fino a schette maritati, cassi non ballati, poni non vi canto e non vi sono. Abballati, fino a schette maritati, cassi non ballati, poni non vi canto e non vi sono. Ma chi ha vinto in tasta casa, trantulando pure le mura? Ma dicitimi pecchi, trantula canesci, lupatruni. Ma dicitimi pecchi, trantula canesci, lupatruni. Ma chi ha vinto in tasta casa, trantulando pure le mura? Ma dicitimi pecchi, trantula canesci, lupatruni. Ai ai ai, che mogliere che capitai, ci accattavi la guglia allo filo e non la vitti così rimai. Ai ai ai, che mogliere che capitavi, ci accattavi guglia e filo e non la vitti così rimai. Bella che tra li belli la bella siti, e di li belli voi la parma portati. Sciu sciu sciu, quanto fima ne canci su. Sciu sciu sciu, quanto fima ne canci su. Ai ai ai. Ti prego bella, non tanti risguardi, modera sto chicami, fan pazziri, sazio non s'arria mai di ti guardare.
l'omini savi pazzi. Mariella Costa, scultrice che ha due doti, quella di saper utilizzare la pietra in modo ineccepibile, sapiente e suadente, notevole anche la sua sensibilità pittorica quando utilizza le intrusioni naturali della breccia corallina, e il tutto tondo esprime eleganza stilistica e essenzialità contenutistica. Questa è stata una dichiarazione fatta da Paolo Levi per descrivere quella che è la sua arte. Sì, buonasera. Questa infatti è una critica fatta dal notissimo critico Paolo Levi in riferimento alle mie opere in pietra locale. La breccia corallina alla quale lui si riferisce è una pietra simile all'opera in fondo, quella nei toni dell'arancio. Quindi la nostra terra ricca di pietre di qualsiasi grado di durezza e qualsiasi cromia, dai bianchi ai rossi ai verdi fino ad arrivare ai neri, e che sono una materia incredibile, spesso poco valorizzata per quanto meriterebbero. Una materia molto usata nell'antichità, quindi in epoca magno-greca, utilizzata sia a livello di opere scultoree sia a livello di opere architettoniche, quindi portali, acquasantiere, colonne e quant'altro, che mano a mano ha perso un po' la sua importanza che aveva nel mondo antico. Quello che io sto facendo è di cercare di rivalutare questa nobilissima arte. Possiamo descrivere alcune sue opere? Dunque, la prima si chiama Le origini, quindi si va con una pietra locale, una pietra oniciata, e sto ponendo l'accento sul ventre materno, quale luogo di perfezione dal quale tutti noi proveniamo, quindi l'origine sia dell'uomo inteso come nascita dell'uomo in sé per se stesso, sia dell'origine della terra, quindi della pietra. A fianco ci sono altre due opere in pietra, sono Ulisse e Penelope, con la mia cifra stilistica che è il bitridimensionalismo, sintesi tra pittura e scultura nella stessa opera. La particolarità di Penelope è che riporta un pezzo di tela tessuto dalla mia bisdonna qualcosa come 120 anni fa. Mi è piaciuto ricordare quella che è la tradizione delle nostre bisnonne, che proveniva proprio dall'antica Magna Grecia, molto probabilmente proprio dalla stessa Penelope. A fianco c'è ancora, troviamo Desto Nors, un'opera in pietra arenaria, questa è della zona di Gerace. Nella zona di Gerace si trovano due tipi di pietre, i cipollini, che è una pietra marmorea, e le pietre arenarie come questa. Quindi un cavallo, che la classica figura equestre, molto presente sia nel mondo dell'antica Grecia sia nella contemporaneità, viene costantemente riprodotto. Altre sculture che noi vediamo qui? Questa è Afrodite, qua cambiamo materia, questa è ceramica antichizzata, quindi la bellezza dell'antica Magna Grecia e la bellezza delle donne anche contemporanee, un omaggio alla bellezza, diciamo. A fianco ancora è un omaggio alla maternità, quindi la donna madre con il bambino di nuca, e qua è un'altra materia ancora, qua ci troviamo di fronte ad un'opera in bronzo. A fianco ancora è l'uomo che sogna, perché c'è un proverbio che a me piace molto: l'uomo che pensa è un mendicante, l'uomo che sogna è un dio. E qua la materia è una pietra locale, stranamente ha questi incredibili colori, e un brecciato, un'opera, una pietra che ha origine in due sedimentazioni diverse. La prima è la parte bianca, la seconda sono dei residui alluvionali che col passare dei millenni hanno inglobato la prima sedimentazione e hanno dato luogo ad una nuova sedimentazione. È un po' quello che erano i nostri pavimenti in graniglia, è l'uomo che è andato a riprendere ciò che la natura ha fatto spontaneamente da millenni, da milioni di anni. E ancora avanti c'è Antiqua, quindi un omaggio all'antichità, all'antica Magna Grecia, un'altra pietra locale con un fantastico tono di rosso per la presenza di ferro, c'è un'alta percentuale in ferro, quindi una pietra marmorea.
della zona di Caulonia, il paese dal quale io provengo come nascita. A fianco ancora ritroviamo ancora la ceramica, è un omaggio sempre all'antica Magna Grecia, visto che è il festival dell'area grecanica, e si chiama Mens Sana in Corpore Sano, quindi ciò che gli antichi greci portavano avanti, il culto del corpo, dell'esercizio fisico, della possenza dei muscoli. Quindi tutto quello che noi vediamo riflette la cultura grecanica. La cultura grecanica e le pietre locali, quindi la rivalutazione di quello che è il nostro patrimonio petrologico e quella che è la mitologia dell'antica Magna Grecia. In questo contesto mi sembrava adeguato portare quello che avesse pertinenza al territorio inteso come risorsa e quello che è la nostra storia. E quindi per finire un'altra opera in pietra locale nei toni del rosa e un'altra maternità. Ecco, quello che è noto e che si ripete sempre la figura femminile come creatrice, ecco, della terra. E la figura femminile al centro un po' dell'universo, la donna generatrice, ma un po' anche la madre natura stessa, la terra stessa che genera frutti, quindi questo. Professore Orlando Scugli, che questa sera ci parlerà dei palmenti di Ferruzzano. Sì, effettivamente sarà così. E cosa si potrebbe dire dei palmenti di Ferruzzano? Che sono stati in parte utilizzati fino agli inizi degli anni 60 con le stesse tecniche utilizzate nell'antichità. Cosa sono i palmenti, tanto per cominciare? Sono le vasche vinarie dentro cui si veniva calcata l'uva nella vasca superiore, poi nella vasca inferiore veniva, dopo una macerazione di circa 48 ore, veniva ricavato quindi il mosto, quindi veniva lasciato passare il mosto delle uve calcate dalla vasca superiore in quella vasca, nella vasca inferiore, e poi trasportato con gli asini dentro otri di pelle di capra, veniva trasportato nelle case. Naturalmente, cosa sono i palmenti in questo territorio? In questo territorio rappresentano un'emergenza vitivinicola molto importante nell'antichità, perché i palmenti sono una rappresentazione di tutto del suolo mediterraneo. Che significa questo? Che si ritrovavano nel
Medio Oriente in abbondanza, si ritrovano all'Africa settentrionale, si ritrovano in Italia meridionale, in Calabria specialmente, ma si ritrovano in Grecia, si ritrovano nella penisola iberica, nella Spagna, nell'area del Tartesso che sarebbe l'Andalusia, quindi l'Andalusia, e poi nel Portogallo. Quindi è al di fuori di quest'ambito strettamente mediterraneo, si ritrovano solo ancora nel Mar Nero, nell'area della Bulgaria, che rappresentava l'antica Tracia. Ora la Tracia è quella di cui ci parla Omero quando, durante il viaggio di ritorno da Troia fino ad Itaca, quindi a un certo punto, se vi ricorderete tutto, ubriacò Polifemo, e Polifemo fu ubriacato con un vino dolce che portava dalla terra dei Traci. La figliola che ti chiami Rosa, che bello un uomo, mamma t'ha messo un uomo bello di Nirosi, rume giuciuri di paradiso. Bella figliola che ti chiami Rosa, bella figliola che ti chiami Rosa. Passo di notte e ti saluto usata con una vampa al cuore bucciardita, e non saluto a tia finestra amata che dintra c'è una rosa colorita, rosa che di lì rosa ammutunata, rosa tenuta in piedi alla mia vita. Passo di notte e ti saluto usciata, passo di notte e ti saluto usciata. Siamo con il sindaco di Staiti, la prima eletta nella storia della politica. Sì, di Staiti. Sì, sono stata ho vinto le elezioni ora l'11 giugno, è la prima volta che viene eletta una donna a Staiti come sindaco. Sicuramente darà una sorta di ventata di freschezza al comune di Staiti. L'intento è questo, cercare di promuovere nel migliore dei modi il nostro paesino. È un paese piccolo ma ricco di storia. Sono tantissime le cose che possono essere promosse e che hanno un grandissimo valore anche a livello nazionale. La prima di tutti è la chiesa Santa Maria di Tridetti, l'abbazia, che comunque è un monumento nazionale ed è un vero gioiello per quanto riguarda la nostra storia e la nostra cultura. Poi va detto anche che negli anni si è cercato di valorizzare il paese anche come centro, il centro in se stesso, che è ricco di storia perché è possibile trovare anche a livello storico e nei vari archivi nazionali degli eventi importanti. Ed è anche vero che il nostro paese oggi si presenta molto bene, è un paese gradevole, è un paese volto ad accogliere le persone. Non da ultimo è stato istituito il Museo dei Santi Italo-Greci, un museo che ha una sua vera e propria collocazione all'interno del borgo e ha un suo perché storico allo stesso tempo. Poi va anche detto che il nostro paese vanta anche delle grandi eccellenze nella medicina, nella chirurgia e nella musica. Noi oggi abbiamo un complesso bandistico ultracentenario, è stato fondato nel 1900, quindi oggi abbiamo una banda di 117 anni, un complesso bandistico. E i professori si sono alternati negli anni, oggi abbiamo in attivo 18 componenti in tutto, diretti dal maestro Musitano. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro sulle orme di Edward Lear. Sì, sì.
ed esattamente sono trascorsi 170 anni dal momento in cui Edouard Lear aveva percorso le mulattiere della costa ionica e aveva fatto dei percorsi dei percorsi turistici, possiamo dire, a tutti gli effetti, quello che dovremmo fare oggi noi come Area Grecanica, pensare ai singoli paesi non in maniera singola come le cosiddette monadi di Leibniz. Noi dobbiamo essere unite tra di noi in maniera tale che effettivamente questi percorsi, come Edouard Lear percorreva le mulattiere da Pietropannata, da Palizia a Pietropannata, poi a Staiti, poi a Bruzzano, poi a Gerace, ha fatto un percorso ritraendo i singoli tratti. All'epoca ovviamente non c'erano le fotografie, quindi abbiamo gli acquerelli di Lear, dovremmo fare la stessa cosa oggi, cercare di invitare i turisti a seguire questi percorsi in maniera tale che effettivamente possa veramente il turismo non essere più solo un'utopia, ma deve diventare una solida realtà, perché è su questo che deve investire la nostra zona. Prima lei parlava di Chiesa dei Tridetti, sì. So che ci sono dei fondi che saranno attuati per la rivalutazione e la messa in sicurezza, anche ricostruirla. Allora, per quanto riguarda l'abbazia di Tridetto, gli interventi sono stati moltissimi, molteplici negli anni. Va detto che ad oggi la chiesa manca le cupole, cioè non è nello stesso stato in cui si trova oggi l'abbazia di Stilo, però è uno di quei monumenti bizantini dove effettivamente l'arte in se stessa bizantina viene appunto individuata ed è possibile vederla in se stessa. Va anche detto che nel momento in cui noi parliamo di Tridetti oggi può essere oggetto di finanziamento, però va mantenuta e va valorizzata. Ricostruirla in se stessa credo che non sia possibile, va più che altro mantenuta nella sua essenzialità, anche perché gli interventi alle volte possono essere molto invasivi e quindi da questo punto di vista potrebbero anche ledere. Va detto che questi fondi che sono destinati per la chiesa verranno gestiti direttamente alla sovrintendenza dei beni culturali, quindi sapranno loro come meglio valorizzare la nostra abbazia. E se alla tua casa non ci sta lumera e lo lustro lo fa tu stigia Diana e catina chi mi tiene incatinato e catina chi incatini l'anima mia e beni ti voglio giuni di lume chiato. A così crio capo pena mia e veniti voglio giuni di nome chiato. A così crio capo pena mia na 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 na. Ah, di gloria bella su venuto non ha riposato, non hai non mangiato e non bevuto, ma dilli tu speranze. Siamo con Francesco Cuteri, archeologo, che ha dibattuto questa sera la tesi Il territorio della Bovesia pentedattilo, una relazione a dir quanto meravigliosa. Dico meravigliosa perché ha toccato dei punti molto importanti, ne vuole evidenziare in modo particolare quando lei ha detto che nel 1700 pentedattilo aveva delle rupi che non potevano
essere messe in sicurezza. E adesso qual è il futuro di Pentedattilo? Allora, insomma, il futuro riguarda un po' tutti questi centri abbandonati che in quest'area sono tantissimi. Io ho parlato partendo appunto da Mendolea, poi ho parlato di Samo Precacore, di della vecchia Bolzano, di Brancaleone, insomma tutta una serie di insediamenti antichi che rientrano nella categoria, diciamo, delle città morte, dei villaggi abbandonati. Ora la cosa, siccome mi occupo di questo tema da molti anni, mi ero molto incuriosito e mi sono avvicinato a Pentedattilo per studiarlo anche non solo dal punto di vista architettonico, dal punto di vista archeologico, ma anche andando a cercare un po' di documenti. Sostanzialmente viene fuori da un interessante dossier di documenti conservato nell'archivio di Stato di Catanzaro, che c'era una preoccupazione molto forte tra gli abitanti di Pentedattilo, questo già prima che ci fosse la potente scossa di terremoto, le potenti scosse di terremoto che iniziarono nel 1783, il 5 febbraio, c'era questa preoccupazione molto forte perché si assisteva, non dico quotidianamente, ma comunque annualmente, a distacchi di parti di quella roccia che sovrasta l'abitato di Pentedattilo, che lo rendono così caratteristico, anche così famoso, così conosciuto. E quindi partono tutta una serie di richieste per cercare di mettere in sicurezza questo borgo, ma naturalmente non si poteva disporre di mezzi così importanti, così forti per consolidare una roccia così alta, così formata. E poi questa richiesta di allontanarsi da un centro, dal centro di Pentedattilo, continua anche negli anni immediatamente successivi al terremoto, perché c'erano stati anche dei morti naturalmente, e la preoccupazione è che ce ne fossero altri. Infatti c'è a un certo punto il parroco che dice: ma se quelle pietre che sono cadute, anziché andare in quella direzione, fossero andate di poco in più in qua, avremmo avuto una serie di morti incredibile. Quindi la cosa strana è che rispetto agli altri centri, anche centri come i nostri che sono ancora in vita, che ne so, Nardo di Pace, il vecchio abitato, o altri ancora, in cui la gente, Cavallerizzo, dove c'è stata quella frana abbastanza in tempi recenti, mentre la gente da questi luoghi non se ne vuole andare perché c'è un attaccamento profondo alle proprie radici, al vissuto dei padri, a Pentedattilo si registra questo fenomeno inverso, con una richiesta corale di allontanarsi e di abbandonare l'antico centro. E naturalmente non perché ci fosse nel cuore un desiderio di andarsene da questi posti, ma perché era avvertita in maniera fortissima l'assenza di sicurezza in questo luogo. Dunque lei ha parlato anche che bisogna valorizzare il territorio, che non c'è più quella familiarità, quell'intimità di riunirsi e parlare insieme, discutere sulla valorizzazione, che sia Pentedattilo, che sia Bova, Staiti, Ferruzzano. Sì, allora il discorso è questo: quando si abitava in questi borghi, ma sono borghi in cui si è vissuto come da Mendolea fino al 1950, no? Momento in cui poi delle pesanti alluvioni hanno portato all'abbandono di questi posti, e sostanzialmente le comunità si raccoglievano intorno ad una piazza, intorno a delle strade molto strette, ad un rapporto diretto proprio con la persona che avevi di fronte o accanto. C'era una maniera diversa di comunicare, c'era una maniera molto più intima di scambiarsi le cose, le idee, di fare delle riflessioni. Addirittura faccio un esempio proprio giusto per come testimonianza: ad Amendolea a un certo punto si decide che la chiesa, dopo il terremoto del 1783, deve essere restaurata, la chiesa matrice, la chiesa protopapale, e allora si mette nel contratto con l'impresa che andrà a realizzare i lavori che alla fine dei lavori la comunità si ritroverà in piazza e deciderà se i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte o no. Questa è una cosa straordinaria, cioè come se noi, dopo che un'impresa ha restaurato le nostre chiese, spesso in maniera veramente maldestra, ci riunissimo per dire che questo lavoro è stato fatto rispettando quello che era l'anima di quell'antico monumento. È una cosa straordinaria. Allora, tutto questo, con le alluvioni, con gli eventi sismici, tutto questo si è perso e si è arrivati a vivere in una dispersione totale in queste zone così ampie, dove dominano le strade, dove domina l'abbandono ormai. Abbandono che riguarda anche le fiumare, e il discorso mio era questo. Io sono venuto qua in treno, partendo prima da Catanzaro, poi da Soverato col treno, e vedevo questi scenari bellissimi con calanchi, con agave in fiore, con queste spiagge straordinarie, non sempre pulitissime, in alcuni punti insomma ci sono queste cose che il mare ha portato che andrebbero tolte. Poi a un certo punto tu attraversi le fiumare, che sono tantissime, tutti i corsi d'acqua, ed è come se attraversassi delle vere e proprie fogne e sei costretto a tapparti il naso. Allora non si può valorizzare un territorio pensando soltanto di portare dentro un vecchio paese abbandonato
abbandonato un teatro, restaurarne una chiesa, fare una strada. No, la valorizzazione deve passare anche con la tutela necessaria, obbligatoria di tutto quello che sta intorno. E intorno c'è un paesaggio che è un paesaggio storico, frutto, come i monumenti stessi, dell'opera dei nostri antichi. Si sospezzati, li tu brazza, cuvoli la giustizia, si la fazza. Cadora in poi, più nuio, la parapettia. Si tu, si non muo e non, si testa pazza. Ascolta bene sta sentenza mia, che io chiubato un cruci non saria. S'avessi fatto quanto dico a tia, se avessi fatto quanto dico a tia, che io ci ho fatto un cruci non saria. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchia un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchia un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchia un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia lo bastone e tira fuori i denti. Lamenti, ma che ti lamenti, piglia lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia lo bastone e tira fuori i denti. Quando a Ruba mi viene a mente, un pensiero mi torna a quegli tempi. Ah, che era bella quegli aruga, china di gente d'ogni misura. Tutte ta ruga erano che farati, se parincevano i giornati. Cu faceva pezziglio e cu merletti, non stava nulla a mano concerti. Quando si impicinavano i feste comandati, tutte ta ruga erano cardariati. Se faceva caglia, ingialoppati e puri biscottini, e poi si distribuevano chi tafarelli chini. E se mancava l'olio o sali, subito si giuntava gli acumari. Chi gli sì, che erano tempi d'allegria, tutto taruga si condividia. Si parlava, si scherzava, e cocci vota, puro pa' cocci figli e mamma si sparrava. Ma poi andavio a manto da misericordia che occupava. Ora con tutto sto bene Dio, a bella ruga scompariu. Non si vedono più gente te venegli, andanno e stanno chiuse te case che cancelli. Chisti sono i tempi moderni, si vedono solo gente scontenti. Danno tutto, ma niente se servi, che sono frustrati, poveri. Igli aruga na cano sciro, non sanno chi le che sta per dire. Ma io mi auguro, i torna l'ora, e pamme se coglie un'altra volta aruga. E tutto vicinato, istaci in armonia, per chi aruga e una magia. Grazie a tutti. Grazie ad Alba Romeo.